E buonasera al gruppo di artisti irpini, Raffaele da Furi, protagonista della pittura italiana tra 800 e 900, è la mostra che si tiene oggi 25 maggio 2019 al Circolo della Stampa di Avellino, una mostra ideata, progettata e curata dal professor Stefano Orga, critico d'arte, e la direzione artistica a cura di Michela Femina, mostra promossa dagli amici dell'MDAO. Questo è il comitato scientifico con Stefano Orga, Henrik Berg, Francesco Capitelli e Michela Femina. Mostra realizzata con la collaborazione di MDAO, dove per MDAO si intende Museo d'Arte, e Associazione Culturale ACO. Progettazione dell'allestimento ed organizzazione dell'ostensione Michela Femina e Fulvio Orga. Guida, edizioni Omicron di Napoli. Guida della mostra, testi e schede a cura del professor Stefano Orga. Progetto grafico editoriale Francesco Campitelli. Redazione editoriale della guida Fulvio Orga. Referenze fotografiche, archivio dell'MDAO, ringraziamenti, biblioteca dell'MDAO, Eugenio Casoli, Roberto De Lorenzo e Simonetta Incarnato. E allora cominciamo col professor Stefano Orga, che salutiamo e ringraziamo, e l'allestimento, ecco, di questa mostra dedicata a un grande personaggio a cavallo tra 800 e 900, Raffaele da Furi, pitture Salernitano nel 99 della scomparsa. Prego. Allora, indubbiamente il maestro Raffaele da Furi è certamente fra gli artisti di maggior rilevanza che hanno avuto i natali nella città di Salerno. Egli studiò prima a Salerno, prima in famiglia, poi si spostò a Napoli, all'Istituto di Belle Arti di Napoli, e dove fu compagno di studi con il pittore avellinese Giovanni Battista. Oltre a ciò, quindi visse a Napoli per un periodo, si sposò a Napoli e successivamente si spostò a Venezia, e a Venezia ebbe anche lui un importante studio, importanti commesse a livello internazionale di opere e raffigurazioni della Laguna Veneta. Certo, Raffaele da Furi riesce a unire il sublime colorismo napoletano con la luce della pittura veneta, ottenendo risultati sublimi e straordinari come le opere che possiamo ammirare qui in questa mostra di Avellino. Ecco, lo scorcio lacustre è uno spettacolare acquerello che mostra appunto la maestria e le competenze acquisite in anni di studi, di sacrifici e di ricerche dal pittore Raffaele da Furi. Poi abbiamo uno stupendo paesaggio dell'Italia centrale dal titolo Campanile. Quest'opera è di particolare interesse, tanto che fu esposta già 3-4 anni fa al Palazzo Vescovile nel 2017. Un'importante mostra che si tenne sul 120° anniversario della nascita del pittore. È un paesaggio dell'Italia centrale tra l'Umbria e l'Abruzzo, e si possono notare quei campanili, il campanile della chiesa, che è di particolare interesse. Ci sono pure delle persone affacciate in questi edifici retrostanti la chiesa, che sono illuminati da questo bosco di straordinaria composizione. Abbiamo qui le baite, probabilmente ci troviamo in provincia di Udine, sono un villaggio alpino spettacolare del 5 e 1905, che anche questo mostra la sua notevole abilità pittorica. Questa è la guardianella, la contadina in attesa, di particolare interesse, è una delle prime opere realizzate probabilmente dal vivo in un bosco, che il pittore dei natali salernitani riesce a dipingere. Ecco, questo è di particolare importanza.
è perché uno dei tre bozzetti dell'opera dal mio studio a Pedavena, questo è Angolo di Pedavena, che partecipò alla Biennale d'Arte di Venezia del 1910, vincendo anche dei premi. E questo è uno dei pezzi forse più importanti della collezione esposto in questa nostra mostra di rilevanza nazionale, appunto, per questo grande artista che partecipò ben 6 volte alla Biennale di Venezia, dalla prima fino al 1917. Grazie soprattutto alle sue notevoli capacità artistiche, proprio per la fusione dell'arte napoletana con quella veneta, ottenendo dei risultati magnifici come possiamo ammirare in questo dipinto. Vedete le luci particolari che emanano da quest'opera, proprio perché il pittore aveva questa notevole capacità compositiva che ancora oggi rimaniamo esterrefatti dalla bellezza. Questo è una delle sue ultime opere, realizzata nel 1928-29, Tetti. Anche qui ci troviamo in Veneto, nell'entroterra del Veneto, e il paesaggio è alpino, è un'opera parzialmente incompleta, che anche questa di particolare interesse per conoscere appunto l'attività artistica del grande maestro salernitano, che a Salerno purtroppo ha solo una via, ecco, intestata, la via Raffaele da Furi, una traversa del lungomare di Salerno. E lo ringraziamo il professor Stefano Orga, critico d'arte, lo ringraziamo per la sua descrizione e ricordiamo la mail dove potersi rivolgere per qualsiasi informazione. Certo, potete contattare il gruppo degli amici dell'MDAO su Facebook con la pagina Amici dell'MDAO, potete venire ai nostri eventi che sono pubblicizzati sia su Facebook che su varie testate nazionali e locali. Sempre anche online. Poi desideravo cogliere l'occasione anche per ringraziare gli organi di stampa che ci hanno aiutato nella realizzazione e nella diffusione di questa mostra di grande interesse, organi di stampa napoletani che ci hanno aiutato, e un ringraziamento che voglio esprimere anche alle testate di Avellino, sia online che al quotidiano del Sud, che ha fatto veramente un bel articolo su questa mostra. Inoltre desidero ringraziare il gruppo degli amici degli artisti irpini, che con passione ci ha sempre affiancato nelle nostre iniziative, e in particolare il ringraziamento va fatto a Luca Nacca e tutto il suo clan, possiamo definirlo così, che e sta facendo un'attività immensa nel diffondere la cultura artistica in questa provincia, che per molti aspetti potremmo definirla acerba, se non addirittura immune alla bellezza. Ricordiamo la mail mdao@libero.it. Grazie. Buonasera e grazie.